Per iniziativa dei giornalisti regionali di settore, l'assessore del Veneto, Maurizio Conte, ha convocato a Teolo i propri vertici direzionali per fare pubblicamente il punto sullo stato dell'ambiente nella regione. La priorità continua nell'ambito della sicurezza idraulica, quindi proprio nel prossimo bilancio che sarà approvato confermeremo la giusta attenzione anche economica per opere strutturali e di manutenzione del sistema idraulico del nostro Veneto. E dall'altra parte quella che è la pianificazione, perché pensare appunto a un piano di tutela dell'aria, un piano dei rifiuti, un piano delle cave vuol dire pianificare il domani del nostro Veneto. La novità si chiama piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, un piano adottato a 10 anni dal precedente. I tre grandi settori su quali intervenire sono sicuramente il trasporto, inteso sia su gomma che su nave in questo caso, sicuramente il riscaldamento, sia civile che anche industriale, cioè il consumo di energia, e l'ultimo aspetto appunto è l'aspetto industriale, quello produttivo. Centrale nella tutela delle condizioni ambientali del Veneto rimane l'ARPAV, la cui vita più recente però contrassegnata da un paio d'anni tribolati e il cui futuro, nonostante gli sforzi organizzativi, non è scevro da ombre. Continuiamo a pedalare in salita, non ci fermiamo, abbiamo un buon ritmo, andiamo avanti. Sicuramente dobbiamo cercare di continuare a efficientare il più possibile ancora l'agenzia, per non fare perdere inefficacia, inefficienza, ma cercare di migliorare quelli che sono gli angoli, le zone appunto di, per quanto riguarda la parte economica e anche per quanto riguarda i nostri servizi, per poter dare sempre quanto stiamo dando adesso con minori costi. Tra le novità all'orizzonte, dopo la prova generale 2012, c'è la prima edizione della Settimana dell'Ambiente Veneto, che dal 16 al 24 marzo offrirà l'opportunità di visitare una cinquantina di siti e di partecipare a 15 convegni organizzati in Fiera Padova durante i giorni di SEP, manifestazione espositiva dedicata alla sostenibilità ambientale, ribattezzata Green Revolution. Cerchiamo di rivolgerci maggiormente ai ragazzi delle scuole, partendo dalle elementari fino all'università, perché evidentemente conoscere l'ambiente significa sensibilizzare soprattutto i giovani in modo tale che poi dopo i comportamenti loro, ma adesso anche dei loro genitori, siano i più consoni possibile. Un ultimo dato interessante, una materia articolata come l'ambiente. La giunta regionale ha deciso un primo stanziamento di 1 milione di euro per ripascere le spiagge venete danneggiate dal maltempo.